Vale, devo fare un po' veloce che vado in piscina, se no non mi sblocco più. Fammi vedere qua Novaro. Allora, gli occhialini. Questo? Era una lampadina, ragione. Ah, per il punto luce? Va bene, opaca, va bene. Allora, FN, Ellen Preis, Anfri. Ah, è canadese. La verità, soltanto la verità. Playground 2011, recensione di Federico. Oh, Boccaccini, ma di Novaro niente ancora qui. Ah, scusa, sì, qui. Come si dice? C'è uno? Pseudonimo. Sì. Aia. Allora, la verità. 248, 16 euro, 16 per 2, Vabbè, 32, ma è inutile che 32 continuiamo. diviso Tanto costa 16 e euro. vabbè, costa tanto bene. Playground, traduzione di Carlotta Scarlata. È la Scarlatta, Scarlatta. scarlatta. No, c'è una T sola. Tutto a posto. Hai gli occhiali? C'è il sole, Allora, che cosa possiamo dire qua? Pure il libro non passa inosservato. In poco tempo tutta Parigi ne parla. Sono le poesie d'amore che il maggior critico letterario dell'epoca, Charles Augustin de Sainte-Beuve, ha scritto ispirato alla sua musica. Sainte-Beuve. Francese perfetto, adesso una pronuncia Sono invidiabile, andato ma a lezione. ha scritto ispirata alla sua passione a quanto pare ricambiata per Mademoiselle Questo. Adèle Hugo. Ma questa è funebre, sembra un lumino da cimitero. Dai, Vale, non possiamo mettergli quelle sulle cose. Su, fammi fare velocemente questa cosa che devo andare. Dai, la moglie del più grande scrittore francese vivente, Victor Hugo, nonché sua. Ma sei molesta! Smettila con queste manine, queste lampadine. Vabbè, la moglie del più grande scrittore francese vivente, Victor Hugo, nonché suo migliore amico. Il romanzo La verità, soltanto la verità di Hélène. Hai detto Hélène? Ah! Helen Humphrey. E Humphrey. racconto di questa passione. Poco è più banale di un triangolo amoroso, è vero, eppure questo romanzo non è affatto banale, dice Federico Novaro, ma è difficile capire quanto l'autrice ne sia consapevole. Non è molto positiva questa cosa. Cos'hai tutte queste lampadine? Ne scegli una, ne scegli una, le metti tutte uguali. Dai, dai, che ho male, che devo andare. Come sei molesta? Che è? Innanzitutto il fatto che l'autrice abbia costruito una vicenda reale in cui i protagonisti furono Sam Hugo e sua moglie, Adele, il centro del romanzo sarà Adele a inventare il concetto d'amore nel momento in cui si innamorerà di un uomo che non potrà amarla completamente a causa di una malformazione genitale. Ma io questo non lo metterei però. È la storia, Sentiamo. Sì, ma sai che il cliente non si sa mai cosa. Questa cosa della malformazione io non la metterei. Decidi le lampadine, io vado perché lo mettiamo, tu vai in piscina. Questo.